Buongiorno, sono Livia Tripiciano per Hot Corn e inizio con Caterina. Com'è nata questa storia? Questa storia nasce dal desiderio di fare un film drammatico con Christian De Sica e nasce dall'innamoramento per una storia che nasce dall'idea di Mario Luridiana e Remo Tebaldi e viene poi sviluppata da me, da Mario, Remo, Anna Pavignano e Alessio Galbiati in sceneggiatura ed è una storia di un incontro tra due persone che non si conoscono e l'idea era proprio quella di poter raccontare qualcosa di sottile per poter poi visivamente raccontare le emozioni, le sensazioni, più che una trama ferrea, ecco. E invece Cristian e Teresa, che cosa vi ha colpito di più quando avete letto per la prima volta la sceneggiatura? Ma la sceneggiatura ha avuto delle varie fasi, no? Prima era una cosa, poi è diventata un'altra, grazie a Caterina e anche grazie all'apporto di Alessio che ha riscritto questa sceneggiatura. Intanto mi ha colpito il fatto, la possibilità di fare un personaggio completamente diverso da quelli che ho fatto fino adesso, quindi fare un personaggio drammatico, dolce, per bene, un uomo solo, malato, e per un attore comico che ha fatto sempre dei personaggi misogini, era veramente una festa. Quindi ho accettato e poi il piacere anche di lavorare con queste due persone, perché con Caterina avevo già lavorato, ho fatto un film che si chiamava Fräulein, ma era una commedia e avevo capito che era una grande regista e che ha una grande sensibilità verso gli attori, soprattutto. Lei capisce di recitazione, cose che i registi raramente capiscono. E Teresa Saponangelo l'avevo ammirata nei suoi film che ha fatto con Capuano, con Sorrentino, insomma, avevo visto. E poi ho scoperto invece la donna, che era una donna fantastica, perché è molto molto simpatica. E mi auguro di poter fare con lei anche una bella commedia invece che un dramma, perché lei ha tutte veramente le grandi possibilità delle grandi attrici di commedia, e quindi vedrei che gli arriverà anche questa possibilità sicuramente, perché se lo merita. Quindi sono stato molto contento di tutto questo. Anch'io sono stata invitata innanzitutto dal fatto di aver visto il film di Caterina, quello che è Fräulein, una fiaba di ghiaccio interpretata da Christian, che mi è piaciuto molto, perché Caterina, oltre a, diciamo, alla sensibilità, mescola molto i toni, per cui c'è la cifra onirica, c'è quella della commedia, c'è quella della tenerezza, c'è quella della lo stesso elemento della memoria era già presente nel primo film, quindi tocca tanti temi, tutti sfumati, tutti espressi, diciamo, non in maniera prorompente, no? Che viaggiano attraverso il film. Quindi mi è piaciuto questo invito, mi è piaciuto, ero onorata, diciamo, dell'esperienza che ho potuto fare con Christian, dell'incontro che poi è diventato un incontro proprio di amicizia. E mi piaceva anche l'idea di raccontare. Spesso il femminile è un po' all'ombra del maschile. Questo mio personaggio è così come tante donne che ho conosciuto nella vita, che si nascondono dietro un maschile prorompente, protagonista, spesso, no? Il marito che è un grande regista, un grande fotografo, un grande professore, mentre questo femminile a volte si nasconde, un po' come fa Eleonora. E mi interessava raccontare questo. Secondo voi, perché oggi, anche se stiamo vedendo comunque tanti film ultimamente che parlano di questo, ma perché è così difficile mettere in scena delle storie d'amore o di vicinanza con personaggi maturi? Forse tu lo sai meglio di me. Ma non, cioè, ce ne sono, in Francia ce ne fanno tantissimi. Effettivamente da noi abbiamo molto questa paura di raccontare la fragilità e anche di accettarla in noi stessi, cioè è proprio una caratteristica che riscontro nelle pubblicità, in televisione, questo dovreste sempre vincenti, e quindi la terza età è nascosta, così come è nascosta la malattia, come è nascosta la perdita, e tutto questo è un rimosso che fa male, che genera violenza, perché quando nascondi, diciamo, la tua fragilità, il mondo diventa nero e anche diventi vuoto, perché cerchi di arrivare a una perfezione che non esiste, e quindi la rabbia sale proprio perché quella perfezione non riesci a ottenerla.
E parlando invece della fotografia e della musica, il film è arricchito dalla musica di Nicola Piovani e dalla fotografia di Daniele Cipri. Come avete lavorato? Posso solo dire che è stato fantastico e mi sento onorata e fortunatissima di aver lavorato con due maestri del cinema, maestri veri, perché sono degli artisti, sono delle persone molto sensibili, sono degli artigiani. Questa è una cosa che mi ha molto colpita e che spero anch'io, anche nei miei prossimi lavori, di mantenere sempre questa concentrazione sul lavoro, sulla umiltà di fare quello che si fa, sulla gioia, sul gusto di trovare la soluzione quando qualcosa non funziona. Sia Daniele che Nicola mi hanno insegnato tanto e hanno dato tanto a questo film. Ma vedi che solo merita, perché io ho conosciuto tanti registi che hanno tentato di avere la fotografia di Cipri e avere il commento musicale di Nicola Piovani, ma non sono riusciti ad averli perché non gli piaceva quello che facevano. E invece, se sono andati a fare la colonna sonora e la fotografia a un film di una giovane regista, al secondo film della sua vita, vuol dire che qualche cosa ha dei meriti, no? Se no col cacchio gli andavano a fare questa roba. L'ultima domanda è un po' una curiosità personale. Ce l'avete il pollice verde voi due? No, negati, tutti e due negati. Però c'avevamo lei che c'ha il pollice verde e ci ha insegnato qualche cosetta, La prima volta che sono andata a trovare Teresa a casa sua, eravamo in cucina, stava facendo un caffè, mi sono girata verso la finestra e c'era un basilico decrepito. E ha detto, andiamo bene. Grazie, grazie mille. Grazie.